Ben ritrovati in una nuova puntata di Quattro Chiacchiere con. Oggi andremo in Val Soana e precisamente ad Ingria per ripercorrere quello che è stato fatto dall'amministrazione comunale di quest'ultimo mandato, quindi quello uscente. E lo faremo con il sindaco Igor De Santis. Buongiorno. E con il consigliere delegato a turismo Andrea Cane. Buongiorno. Benvenuti. E grazie. Ingria è un bellissimo, magnifico paese in Val Soana, piccolissimo ma molto attivo, con un'amministrazione molto attiva e una popolazione molto partecipe. Beh sì, insomma, noi ci crediamo ovviamente da tanti anni che proviamo a far esportare il prodotto Ingria, perché penso che ci siano tantissime potenzialità di Ingria, come in tutta la Valle Soana e in tutto l'Arco Alpino. Ovviamente noi cerchiamo di giocare la nostra parte da protagonisti, portando flussi turistici, facendoci conoscere e quindi aumentando anche la qualità di vita, certo, per chi ci abita e chi viene a trovarci anche per periodi prolungati come villeggianti. Ripercorriamo un po' quello che è stato fatto e quindi partiamo proprio da questa base, il fatto di farsi conoscere. E molto importante è la viabilità e la parte sentieristica per poter far sì che il turista arrivi ad Ingria agevolmente. Certo. Beh, sicuramente la viabilità è uno degli aspetti più importanti nella vita proprio di un comune. Ovviamente noi siamo molto sensibili a questo aspetto. Basta anche pensare che comunque Ingria è fatta di tantissime frazioni borgate in un territorio morfologicamente montano, quindi basti pensare a problemi di dissesto idrogeologico anziché la classica neve che succede in montagna. In questi anni sicuramente abbiamo fatto molti interventi puntuali di manutenzione, interventi che sono andati anche a implementare particolarmente quello che è la prevenzione, proprio la prevenzione, dicevo prima, di un dissesto idrogeologico, quindi far sì che queste infrastrutture restino anche negli anni a venire e siano pronte anche a poter superare eventuali eventi climatici. Sono stati fatti molti interventi, sì, per citare un grosso e importante lavoro è stato fatto proprio con il fondo dei 6.000 campanili, era un bando di qualche anno fa, non so se si ricorda. Cito questa cosa anche perché è un episodio abbastanza curioso, tra l'altro a suo tempo noi partecipavamo vedendo il nostro nome in cima alle classifiche, quindi avevamo diritto a questo contributo, per poi vederci negare dal ministero questa cosa per un cavillo. Addirittura noi avevamo messo dei soldi in più, c'è una compartecipazione che non era prevista. Al di là degli aspetti poi che possano essere tecnici, la cosa simpatica è che si è visto il comune di Ingria con neanche 50 abitanti fare il corso, quindi chiamare in causa il Ministero delle Infrastrutture al TAR del Lazio, e fortunatamente, come succede, ha vinto Davide contro Golia, ci sono stati riconosciuti, quindi quei fondi e sicuramente gran parte degli interventi sono grazie anche a questo tipo di contributo. Per quanto riguarda i sentieri, beh, sicuramente questa è un'altra grande risorsa, al di là poi dell'etica ambientale cui noi ci teniamo particolarmente, sia come nostro tesoro, ma ripeto, da far conoscere, anche proprio perché appunto può essere un volano turistico, quindi tutto quello che è un aspetto naturalistico in un territorio come il nostro, quindi ricordiamo che siamo uno spazio Gran Paradiso, quindi una zona riconosciuta a livello nazionale e internazionale per le sue peculiarità. Il fatto di mantenere i sentieri non è solo il servizio a chi si deve recare alla borgata, ma può essere anche un'escursione. In particolar modo abbiamo cercato anche di coinvolgere la popolazione, quindi abbiamo proprio dei gruppi di lavoro, noi abbiamo una specie di consiglio parallelo che è quello dei frazionisti, quindi dei referenti di frazione, e da cui nasce proprio anche dell'attività di volontariato, oltre a recepire quali possono essere le necessità della singola frazione, proprio delle giornate in cui si cerca così di apportare un ulteriore contributo a quello che è già la normale manutenzione. Particolare è stato le attività fatte nell'Alta Via Canavesana, perché è uno dei più importanti percorsi, diciamo, proprio di sentieristici che abbiamo nelle nostre zone, cui parte passa proprio nel nostro comune di Ingria. È stato anche sviluppato un bivacco con un ecomuseo, quindi delle vetrine in cui ci sono dei contenuti che raccontano un po' anche tutte le nostre ricchezze culturali e tradizioni, come gli antichi mestieri, e verrà proprio a breve inaugurato questo bivacco nel versante, diciamo, dall'altra parte del Soana, in frazione località Beck, e quindi niente, avremo questa ulteriore possibilità per chi vorrà venirci a trovare e percorrere i nostri sentieri. Quindi è ricca di offerta turistica Ingria e la Val Soana, perché comunque, come dicevo prima, è un comune che ha una popolazione molto attiva, difatti mi ha parlato di volontariato e di pulizia dei sentieri, però comunque è anche unita
all'interno del territorio, quindi con la Valsoana, con gli altri comuni, con Ronco, cioè comunque un aiuto, un'unione, una sinergia, non so come. Certo, al di là poi di quella che è l'unione montana, quindi l'ente a livello di valle, va da sé che insomma tre comuni, dobbiamo un po' fare anche gioco forza, ma poi abbiamo a cuore alla fine la stessa cosa. Ci sono molte manifestazioni, molti eventi che vengono comunque anche condivisi, progettati. Adesso proprio di recente si pensava di un sistema di videosorveglianza di valle, quindi che può andare da espressioni turistiche, quindi volani per attrarre flussi turistici, o proprio del sviluppo del territorio, servizi ai cittadini, come questo aspetto sanitario con la casa digitale a Ronco per i referti medici. Assolutamente, comunque non diventa difficile poter ragionare in alcuni casi come singoli comuni su servizi da erogare a livello di valle, ancor più che insomma ci troviamo con un numero di popolazione, come si diceva, abbastanza ristretto. Che questa cosa è bizzarra, perché abbiamo una crescita demografica a volte da fare invidia a alcuni comuni dell'Adriatico, perché noi, nonostante che siamo meno di 50, poi se si conta le unità la domenica o l'estate superiamo i 1000. Poi i conti sono presto fatti, basta vedere, non so, le utenze del contatore elettrico anziché dei rifiuti. Molto turismo, quello sì, molto via vai, poi purtroppo quelli fissi va da sé che insomma sono rimasti quei 50. Certo. E del turismo si occupa in particolare il consigliere Andrea Cane. Sì, turismo, tanta partecipazione, devo dire che sono stati 5 anni di grandi successi, è stato un proseguimento dell'impegno che l'amministrazione comunale portava già avanti da diversi quinquienni. Sinceramente non avrei sperato di poter raggiungere certi obiettivi, però questi obiettivi sono stati raggiunti solo grazie alla partecipazione dei cittadini, della Proloco e poi la nostra sinergia che abbiamo creato appunto all'interno dell'amministrazione comunale. Forse i nostri due segreti sono stati quelli non solo del variare, quindi proporre sempre degli eventi nuovi, ma anche dell'osare. Diciamo che ci trovavamo a volte magari delle sere a proporre degli eventi che magari potevano anche in qualche altro comune destabilizzare l'ambiente. Ma noi abbiamo sempre detto, ma sì, osiamo, perché siamo comunque un comune piccolo e il valore aggiunto io penso che debba scaturire proprio dal turismo. Anni fa mi sono occupato anche di effettuare degli studi proprio specifici per quanto riguarda lo sviluppo del turismo. Ho sempre in mente la teoria, per esempio, del ciclo turistico, che di solito per tanti comuni è una sinusoide, quindi ha delle parti più basse e poi più alte, che ahimè poi nel tempo molto spesso sono destinate a calare. Diciamo che adesso il nostro obiettivo raggiunto un apice, perché io penso che abbiamo raggiunto degli ottimi obiettivi insieme con il sindaco Igor De Santis. Il nostro obiettivo sia perlomeno quello di rimanere stabili in questa punta della sinusoide, quindi far sì che questo ciclo turistico per Ingria continui negli anni e lo faccia vivere, perché la prima linfa vitale, io credo da tantissimi anni, proprio per mia esperienza personale, è il turismo. Proprio per noi che siamo cresciuti in questo piccolo comune, quando eravamo piccolini, chiaro, ci si divertiva con ben poco, no? Certo. Magari bastava un pallone da calcio. Però effettivamente se io penso a come era Ingria 20 anni fa, quindi di turismo ce n'era ben poco, poi la popolazione è scesa di molto a livello di residenza, devo dire che adesso sia proprio, debba essere il segreto, l'ingrediente in più per il futuro di Ingria. Infatti sono tanti gli eventi che Ingria organizza, anche molto particolari. Quello più particolare che mi viene in mente è la gara di Ruti, che è veramente una cosa stranissima. A te. E che comunque creano un'attrattiva, poi la mostra mercato, piuttosto che sono talmente tanti che volevo magari accennarne qualcuno in particolare, qualcuno a cui tenete in modo particolare. Sicuramente, il più bizzarro fa parte appunto di una di quelle famose serate in cui magari si può sentire con Igor e con gli altri consiglieri che si può appunto decidere se effettuare o meno una certa sfida. Anche questa gara, diciamo rubata da un sindaco di una città ben più grossa che Torino, ci ha portato effettivamente a progredire, a far salire sempre di più le presenze di una sagra della Polente in questo caso, quindi è stata fatta un'associazione, attenzione, non è stato fatto diciamo un evento in più, ma molte volte noi tendiamo anche magari a evolvere degli eventi che magari si fanno da 10 anni, però hanno bisogno di quell'ingrediente in più.
Quindi per esempio non solo in questo caso, ma anche per il Woodstock Festival si è cercato negli Certo. anni di associare un qualcosa che potesse andare un po' più di moda e quindi dopo un po' di anni di un certo palinsesto abbiamo detto uniamo magari in una serata lo street food. Sappiamo che lo street food appunto negli ultimi anni è successo un po' ovunque, quindi queste sono tutte un po' idee. Mi viene in mente per esempio quando abbiamo sostenuto l'impresa di quei due ragazzi che sono partiti con Giusto. il Ciao Piaggio da Ingria e sono arrivati in soli 11 giorni a Londra ed è stato molto emozionante seguirli non solo in quegli 11 giorni, ma poi associare una gara che poi rifaremo per esempio quest'anno, cadrà il 2 giugno, quindi una vera e propria gara goliardica in salita di Ciao Piaggio, quindi non solo Ciao ma Vespe, insomma motorini d'epoca che hanno fatto poi la storia del nostro paese. Sono tutti esempi che fanno sì che Ingria possa essere, diciamo, diventata più famosa in questi anni. Mi viene in mente sempre ripensando a 10-15 anni fa. Quando si parlava con la gente, potevano chiedere: ma tu vieni da Ingria, ma Ingria dov'è? Cioè, Sì, diciamo che vero. 9 persone su 10, se non di più, non sapevano che cosa fosse Ingria. Devo dire che adesso, dovendo fare una statistica, la maggior parte delle persone dice almeno di averla sentita nominare. Quindi per noi questo è un grande onore. Io faccio sempre anche questo esempio. Quando parlo di Ingria, l'esempio di quel libro famoso del Piccolo Principe, in cui c'è appunto questo piccolo mondo che per noi è Ingria, no? E la rosa, questa rosa da innaffiare, dobbiamo poi decidere noi ogni giorno, ogni Certo. mese, quale sia. In questo caso può essere il turismo, può essere la popolazione, può essere l'effetto mediatico, può essere la pubblicità, che appunto questa rosa da innaffiare fa sì che il nostro piccolo mondo rimanga anche per il futuro, diciamo, questa è la nostra sfida. Grazie. È una bella sfida, davvero, complimenti. Però comunque vedo idee chiare e anche le azioni portate avanti fino adesso hanno dimostrato che le idee sono chiare, quindi. Grazie. Energie rinnovabili, un paese montano, quindi ambiente, natura, montagna, energie Soprattutto acqua. rinnovabili, acqua. Beh, sì, questa è una cosa da tempo, nel senso noi siamo partiti già anni fa con la realizzazione della prima centrale idroelettrica, quindi crediamo molto nel progetto sia per l'etica, quindi del green, ma proprio anche da un punto di vista strettamente economico, se vogliamo, questo è un grossissimo aiuto per noi. Dicevo, siamo partiti anni fa, avevo avuto l'onore di inaugurare nel primo mandato la prima centrale idroelettrica che risaliva a un progetto ben più vecchio, sono stati i primi in Italia, ed era direttamente sull'acquedotto, quindi oltre scherzo, quando apri il rubinetto la fontana Ingria, bevi un bicchiere, stai bevendo energia, quell'acqua ha contribuito a creare energia, quindi energia pulitissima, non pulita, scherzo sempre in questo modo. Quest'anno abbiamo poi avviato e rilevato a tutti gli effetti un secondo progetto che era questa seconda centrale idroelettrica, quindi abbiamo come comune di Ingria due centrali idroelettriche, questo aiuta sicuramente insomma, anche ad autosostenerci, io ho sempre un po' questa filosofia, cioè, aiutati che il ciel ti aiuta, no? Soprattutto poi in un periodo storico che per i piccoli comuni si sa che i trasferimenti, i contributi sono un po' limitati o difficilmente riusciremo magari ad erogare quei servizi di cui vogliamo, abbiamo un'ambizione e vogliamo arrivare per i cittadini, per i turisti, per poter arrivare a certi risultati, abbiamo bisogno quindi di energie, nel vero senso della parola, in più e abbiamo intrapreso insomma, questa cosa che abbiamo appunto, come dicevo adesso, queste due centrali idroelettriche e insomma sono soddisfatto di questo iter che è stato intrapreso. Quindi vabbè, un buon funzionamento e anche per la popolazione ha accolto la centrale idroelettrica Sì, senza ovviamente se grossi. parliamo di, come dicevo prima, tutto fatto nell'etica del green, quindi a Certo, quindi. impatto zero, praticamente uno è invisibile, nel senso di risulta un seminterrato, cioè a bordo della strada, quindi Certo, impatto quindi praticamente molto. nullo da quello che può essere l'estetica paesaggistica, nessun tipo di rumore, per intanto tutte le cose, uno pensa centrale, deve pensare subito una cosa brutta, no, assolutamente, non c'è fumi, non c'è cose strane. Che posso dire nell'immaginario, non è non so, una centrale a carbone o qualcosa del Sì. genere, no, assolutamente. E quindi non va a rovinare quello che è il paesaggio e nemmeno l'accoglienza che viene data dal turismo.
Nemmeno l'accoglienza, certo. Noi tra l'altro abbiamo anche un punto informativo turistico che tutto l'anno permette appunto di accogliere il turista anche quando non ci sono dei veri e propri eventi calendarizzati. E speriamo tra l'altro a breve, speriamo entro un anno e mezzo, uno degli obiettivi della futura, diciamo, legislatura, se vogliamo chiamarla così, che sia dotato anche di un piccolo negozio di alimentari. Quindi questo sicuramente aumenterà l'accoglienza non solo dei turisti, ma anche dei residenti che sono rimasti. Assieme a questo punto informativo turistico, i gestori, abbiamo avviato anche dei progetti paralleli. Oggi, per proprio notizia di oggi, ho saputo che il prodotto La Spalletta di Ingria, che ha avuto un marchio riconosciuto a livello italiano un po' di mesi fa, quindi prodotto di montagna, e tra l'altro fa parte da alcuni giorni di un menu di un franchising alimentare, che adesso ovviamente non starò a nominare per non fare pubblicità, ma fa anche piacere questo, appunto, che il nome Spalletta di Ingria, di un prodotto, in questo caso un salume, insomma, faccia parte appunto di un menu che viene diffuso in tutta Italia. Quindi questo è un altro piccolo, così, una piccola grande notizia positiva del nostro comune. Non solo punto informativo turistico, ma noi puntiamo anche molto sulla comunicazione. Diciamo che negli ultimi anni l'obiettivo primario che mi sono così predisposto io, non solo io, ma tutta l'amministrazione comunale, era proprio il fatto di far apparire Ingria di più su ogni canale mediatico, quindi non solo la classica carta stampata, ma anche i social network, le web TV, i news media, insomma tutto Certo, ciò tutti i che canali. potesse far parlare di Ingria. E questo è stato un obiettivo che ci siamo appunto posti tutti insieme. Spero comunque che dei passi in avanti siano stati fatti, anche perché poi lo si fa sempre per il paese. Ovviamente questo è l'obiettivo primario. Un altro punto importante per Ingrid è lo sport, che è stato comunque sviluppato. Lo sport certo fa parte del pacchetto turistico di Ingria, negli ultimi anni sono state fatte tante gare, abbiamo già parlato prima di questa gara, diciamo un po' bizzarra motoristica dei vecchi motorini, ma non solo, anche molta corsa in montagna. Infatti negli ultimi anni abbiamo raddoppiato le corse in montagna, quindi non solo più la classica, diciamo, il classico giro delle frazioni di Ingria, ma anche un vero e proprio chilometro verticale che ha fatto anche conoscere un po' di più una delle nostre punte più belle, che va verso i confini di Pont Canavese, che è Punta Arbella, che è un posto panoramico veramente eccezionale da cui si può vedere nelle giornate, insomma, più splendide, più chiare, addirittura la città di Torino. Quindi questo è un altro risultato portato a termine. Proveremo nei prossimi anni a continuare a proporre queste gare, ma non solo, ci sono stati anche dei progetti di bike sharing, mountain bike, insomma, la palestra di roccia. Abbiamo anche inaugurato circa un anno fa una palestra di roccia che fa parte, diciamo, del pacchetto turistico del nostro punto informativo, quindi è collegato al bar, ristorante e a tutto ciò che fa parte appunto di frazione Belvedere, perché poi alla fine il luogo dove sono contenuti questi luoghi. Posso aggiungere ancora una cosa, andando un po' fuori tema: il fatto di collaborare a livello sportivo, a livello turistico, ma anche sociale, appunto, con tutta la valle. Tutta la valle non solo come collaborazione intesa come comune, ma una collaborazione estesa anche per progetti che possono essere condivisi. Nell'ultimo mese è stata una bella notizia per tutta la valle, magari non proprio per Ingria nello specifico, ma per lo sviluppo della valle, il fatto di aver potuto contribuire a appunto poter accedere ai fondi dei comuni confinanti con la Val d'Aosta. È una notizia che è apparsa molto sui media, e beh, questo diciamo che è stata una soddisfazione anche da parte nostra, perché noi come comune di Ingria, collaborando con le istituzioni maggiori, siamo fra i primi promotori affinché potessero tornare questi fondi. Ovviamente se cresce la valle, cresce anche Ingria. Naturalmente, quindi un altro obiettivo Sì. raggiunto. E parlando di crescita, valle, fiori, comuni fioriti, Beh, non questo non soltanto soltanto quindi fiori. Sì, all'esterno, cioè non soltanto in Ingria, però all'esterno, quindi. beh, Comuni Fioriti, questo concorso nazionale, io personalmente credo da molti anni, all'epoca ero ancora assessore, quindi sono alla fine del secondo mandato,
che Ingra partecipa a questo concorso. Si tratta di un concorso nazionale dove appunto si vuole premiare sia l'aspetto di fioritura, ma non solo, quella che è l'accoglienza, quella che è, diciamo, il vivere e la qualità di vita che può proporre un paese, inteso anche come spazi aperti, spazi pubblici. E siamo cresciuti molto negli anni perché questo concorso prevede, come dei gradi, come le stelle di un hotel, come dico sempre, da 1 a 4 fiori. Più di 10 anni fa partimmo con un fiore per arrivare poi da qualche anno a questa parte con i 4 fiori, quindi il massimo del punteggio, quindi diciamo l'eccellenza a livello nazionale, fino ad arrivare secondi e poi primo posto in Italia come piccolo comune. Non solo, poi abbiamo avuto la fortuna e l'onore di partecipare a quello che è l'Entente Florale, quindi rappresentare proprio l'Italia in questa manifestazione europea che rappresenta uno dei possiamo, più grandi o comunque più prestigiosi concorsi, quindi questa certificazione che ancor più non è soltanto basata sui fiori, quello è un di cui, ma è proprio l'impatto ambientale, quindi energie rinnovabili, rifiuti, accoglienza, quindi è proprio, diciamo, una specie di attestato diciamo, di qualità europea e ancor più già è stato un onore per noi poter rappresentare l'Italia in questo importante evento. Uscirne con una medaglia d'argento, insomma, è stata ovviamente grande festa. Penso che ancor più non è stato tanto, cioè il traguardo finale, ma è stato il percorso. Percorso perché ha portato una vera collaborazione. Cioè, questo succede anche con il concorso Comuni Fioriti. Quello che dico, la vera forza di queste iniziative non è tanto poi il cartello che appendi fuori dal comune, ma è la strada che fai per arrivarci. Strada che passa dal creare sinergia con i cittadini, con le associazioni, fare anche della formazione, formazione intesa che può essere sui bimbi, del non buttare la carta per terra, per fare l'esempio più stupido, invece qualcosa di più importante, magari sugli adulti, quindi anche curare quegli aspetti della proprietà privata, a volte basta veramente molto poco. Tutte queste cose messe insieme migliorano veramente la qualità di vita di chi ci vive e chi ci viene a trovare. Poi, in più, se arrivano magari dei premi, dei riconoscimenti come questi, ovviamente, insomma, vuol dire che l'obiettivo è stato centrato. Presumo che la partecipazione da parte dei cittadini sia massiccia a questo evento. Sì, assolutamente, cioè, nel senso negli anni è stata poi la vera forza, ma da sempre, anche perché le dimensioni del nostro comune si sanno, quindi anche di conseguenza le possibilità economiche magari per investire, e invece la vera forza è proprio quella dell'unione, ogni singolo cittadino che magari si preoccupa di abbellire la casa, quindi la propria abitazione, degli spazi comuni, il volontariato magari nel creare anche delle composizioni florali lungo la via e le vie del paese, tutte queste cose ovviamente hanno questo gioco forza. Che poi passando gli anni diventa sempre più forte, no? C'è sempre più la voglia di partecipare e contribuire, e questo appunto sicuramente è uno dei nostri grandi vantaggi, se vogliamo, avere una squadra, degli abitanti, dei villeggianti, anche dei turisti, di chi ci viene a trovare, che diventa così, fa parte di questa grande famiglia di Ingria. Una cosa fondamentale per Ingria è l'identità. L'identità, sì, negli ultimi anni ci siamo posti anche l'obiettivo di rendere Ingria effettiva anche a livello proprio di comunità, di identità, di visibilità. Cosa vuol dire? Far sì che un comune come Ingria non perda la propria tradizione, la propria storia, la propria cultura. È molto triste, ritengo, non solo io, ma anche proprio la gente di Ingria, vedere come purtroppo a volte dei comuni non tanto distanti da noi, ahimè, per dei motivi che poi alla fine sono reali, quindi io non contesto le scelte di fusione, però purtroppo è triste vedere come diversi comuni negli ultimi anni appunto abbiano la tendenza a fondersi, quindi di fatto a perdere una parte della propria storia, della propria identità, perché poi alla fine è inutile prenderci in giro, ma quando dei territori, è vero, spopolati, ma così vasti, quindi fatti di tantissime frazioni, noi abbiamo quasi 30 frazioni, quindi potete capire anche la vastità dei territori della sentieristica, quando appunto certe in realtà vengono fuse magari anche a distanza di diversi chilometri tra i diversi municipi, è normale che poi l'attenzione venga a calare, non solo a livello, diciamo, di gestione del territorio, ma poi anche purtroppo della perdita magari di certi valori, della storia. Quindi noi come Ingria negli ultimi anni abbiamo cercato di difendere il nostro progetto Ingria, come dice sempre anche Igor, anche per il futuro, per evitare
in tutti i modi che Ingria possa essere, diciamo, dimenticata dalla storia. Quindi speriamo di poter dare un esempio non solo per questo, ma anche per alzare la voce ogni tanto con gli enti maggiori, perché molte volte i piccoli comuni vengono definiti quasi come un intralcio, una spesa. In realtà non è assolutamente così, perché si può notare come, diciamo, le gravi perdite a livello nazionale di bilancio sono, delle realtà maggiori, quindi dei comuni molto molto più grossi di noi, quindi non certo da Ingria, quindi noi non abbiamo neanche paura di alzare la voce a volte verso gli enti maggiori, quindi chiedere, interagire, collaborare, quindi non solo scontrarci. Per esempio mi viene in mente anche che negli ultimi consigli comunali siamo stati tra i primi comuni anche a volerci occupare di situazioni, di tematiche che magari andavano fuori dal contesto di Ingria. Mi viene in mente per esempio un ordine del giorno di solidarietà ad Asia Bibi o quando abbiamo espresso la nostra solidarietà per l'indipendenza della Catalogna, insomma per un territorio sicuramente più vasto di Ingria, ma perché no, rivendicava la propria identità. Quindi diciamo dal piccolo molte volte noi pensiamo che possa arrivare l'esempio anche per i più grandi. Diciamo Davide che insegna a Golia, si può dire così? Sì, forse il timore dei comuni che vanno verso una fusione è proprio quello, di non riuscire ad alzare la voce, di farsi sentire verso gli enti maggiori. Può darsi, quello è vero, infatti non è facile, ammetto che non è facile perché anche noi ci siamo scontrati con diverse problematiche negli anni passati. Forse diciamo che il nostro vantaggio è una sinergia che si è creata magari negli anni, forse la cosa diciamo particolare tra di noi è che siamo anche un gruppo di persone che è cresciuta insieme, diciamo che noi siamo passati da essere un gruppo di amici a essere poi persone che volevano collaborare per il futuro di Ingria. Ovviamente non c'è solo questa componente, a volte ci sono delle componenti anche di fortuna, di casualità, quindi assolutamente non contesto in linea di massima i comuni che si vogliono fondere, però a volte un piccolo sforzo in più, soprattutto da parte delle istituzioni maggiori, sarebbe quello di non, diciamo, spingere sempre verso queste fusioni, ma magari spingere un po' di più verso la salvaguardia delle piccole realtà, perché poi sono la storia e il patrimonio non solo della nostra nazione, ma soprattutto del Piemonte, perché non dimentichiamo che il Piemonte è la regione in Italia che ha il maggior numero di comuni, quindi è proprio la storia territoriale dei luoghi che abitiamo, insomma. Un'ultima domanda doverosa, vi state preparando per il terzo mandato? Lascio rispondere a lui allora. Vabbè, essendo un piccolo comune, quindi Sì, è se lui possibile dovesse farne arrivare, tre per esatto, quello. no, avrei la possibilità di ricandidarmi quindi per il terzo mandato. Sicuramente come la lista chiamiamola Progetto Ingria. Il progetto deve andare avanti perché soprattutto in questi tempi moderni, dove ritengo che comuni come il nostro debbano proiettarsi in uno scenario in cui il piccolo comune di montagna deve giocare da protagonista proprio sul turismo, sul farsi riconoscere a livello territoriale, ma in tutto l'arco alpino. Quindi sicuramente l'impegno sarà quello di continuare. Probabilmente se ne parlerò ancora con la squadra e tutti, l'intenzione è sicuramente quella di andare avanti. Ringrazio il sindaco Igor De Santis e il consigliere delegato al turismo Andrea Cane per questa bellissima chiacchierata e ringrazio tutti voi per essere stati con noi e continuate a seguirci.